Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere ci troviamo in Venus Gym, che è la palestra dove mi alleno in questo periodo a Dubai. Come avete letto dal titolo, oggi giorno finalmente del pasto libero. Andiamo finalmente questa sera da Cheesecake Factory. Ci sono andato circa 3-2 anni fa e devo dire che è veramente una bomba. Se non l'avete mai provato, Cheesecake Factory si trova a New York, si trova a Dubai e se non mi sbaglio comunque in altre parti del mondo. È una delle migliori cheesecake che ho mangiato in tutta la mia vita. Pensate che è solo una cheesecake fa circa una roba come 2000 calorie. Quindi se dobbiamo mangiare così tanto questa sera, almeno un minimo di allenamento. Oggi andremo a allenare le gambe, quindi vi riprendiamo qualche clip dell'allenamento e poi questa sera vedrete la parte bella. Quindi mi raccomando, prima il dovere e poi il piacere. Adesso andremo a fare qualche esercizio di mobilità e vi farò vedere anche la mia routine post infortunio che andrò a fare. Sarà di aiuto la mia ragazza, vi farò vedere la mia ripresa totale. Adesso ve la presento. Ciao, sono Francesca, una persona trainer online, anche io specializzata nelle donne. Adesso andremo a fare la routine che sto facendo in questo ultimo periodo per cercare di sciogliere il più possibile questa contrattura o comunque questa lesione che ho anticipato ormai da mesi, addirittura da luglio. Quindi adesso vi faremo vedere la mia routine sia pre che sul caldo del mezzo in questo periodo qua. Non avete idea del male, se solo potessi portare su YouTube il dolore che provo ogni volta che faccio questa cosa sarebbe un massimo. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Ora arriva per il momento di fare gamba. Con la serie d'arte dopo 10 minuti di warm up abbiamo messo circa un 65 per lato. Devo tenere intorno ai 4 per 6 volte. Vediamo se non rimango sotto. Abbiamo due serie allenanti da 7-10 ripetizioni con una tecnica speciale alla fine della serie. Quindi anche qui stessa metodica dell'esercizio precedente, fare un warm up, quindi andiamo sempre di più fino ad arrivare al solito carico, dove arrivo al cedimento tra le 7 e le 10 ripetizioni.
facciamo sempre dalle 7 alle 10 sessioni, ovviamente tutto a cedimento per due serenate, quindi farò prima la gamba destra, che è la mia più debole, quindi cercherò di stare in tonale sulle sessioni, aspetto un minuto e mezzo tutto lungino con la gamba destra per poi passare a tutta la sinistra, quindi non faccio mai alternate destra-sinistra, ma faccio una gamba unica alla volta. Questo mi aiuta molto soprattutto se ho appunto un gruppo debole, in questo caso la parte destra della gamba rispetto alla sinistra. Questa cosa ve la consiglio sia per quanto magari la schiena, quando vai a allenare magari un gruppo singolo, cioè una parte singola, e stessa cosa anche per quanto riguarda i bicipiti o i cipiti che sia. Quindi è un consiglio veramente importante questo. Adesso finalmente è arrivato il momento più bello di questo video, ci vediamo direttamente da Cheesecake Factory. Scrivete qui sotto nei commenti qual è la preferita. Una delle mie preferite che ho assaggiato 2 anni fa è la... questa. Reese's Peanut Butter Chocolate Cake Cheesecake. Questa, raga, è una botta di quasi 2000 calorie. Assurdo. Il solo pensiero che una semplice pezzo di torta così abbia 2000 calorie è assurdo. Però sono tutte comunque bellissime. Ci siamo, ragazzi, vi presento il mio nuovo amico. Bella a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Ale Ficali. Sono Big No. Niente, oggi se magna. Se magna, oggi se magna di brutto. Dato che il ragazzo è piccoletto. Tra l'altro siamo vestiti anche uguali. Esatto. Preparatevi. Ci siamo, ragazzi, ecco finalmente arrivato il piatto. Iniziamo con un club sandwich. Ho preso bacon, tacchino, pomodoro. Sì. Maionese, patate dolci, tu cosa hai preso? Io ho preso, allora ho preso questo, ho preso questo e questo qua. Bellissimo. Ti piace? Molto buono. No, scherzo, ho preso questi macaroni and cheese balls. Poi ho preso questo qua che è tipo riso, ananas, pollo e gamberi. Buonissimo. C'è anche l'ananas. Yes. Ottimo. Ci siamo, abbiamo appena finito di mangiare il sandwich e sono veramente strapieno.
Tu bro sei pieno? No. Anch'io, che cazzo pieno? No, te lo giuro, sono pieno. Ah, sì, pieno. Ho mangiato un riso, c'erano 2000 calorie e poi ho mangiato queste quattro palle che erano cazzo giganti. Tre, una l'ha mangiata Francesca. È il turno delle cheesecake. Adesso è il turno delle cheesecake. Io prenderò molto probabilmente una. Cos'è che mi hai detto tu? Cos'è che mi hai consigliato? L'Adams. No, io prenderò l'Adams e lui... Io prenderò quella al caramello salato. Anche io prendo l'Adams, mi sa. Okay. Ci siamo, ragazzi. Sono arrivate le bombe. Mostra un po' qua. Mostra un po'. È uguale. Let's go. Ma questa, dai, è pochina. No, no, ma era questa. Ah, mangiala. Era questa, vediamo. Mostra la tua, Andrea. Mostra la tua. Ma facciamo metà di quella. Chiedo rifill. Andiamo, Non mangio questa cheesecake da esattamente 2 anni e mi sta venendo la colita. Ma mangio. Buona? Mi ricorda quando eravamo entrambi obesi. In primo anno a Dubai suonavano, portavano le cheesecake. Di chi è? Di chi è? Di chi è? Ora metto i video. Let's go, bro! Quale è un gioco! Vale! Quando una volta ho ordinato tipo la pizza, più di una volta vero, ho ordinato la pizza quando c'è arrivata gratis, tipo doppia quando c'è arrivata gratis, quando c'era anche Nico. No, lo sgarro. Ah, raga, sono troppo pieno, la mangiate voi? Sì! Dio salve. Proviamo il secondo assaggio. Comunque sì, Ale, io prendevo sempre il coltello da riso. Era questo. Buono. Buono. Adesso faremo una gara a chi finisce prima la torta. Poco addosso. Io ho il pezzo un pochino più grosso del tuo. Ma che cazzo dici, c'è tutto questo? Questo? Ok. Chi finisce per primo la torta guadagnerà 30 kg di massa in più. Non li voglio. Vabbè, io sì. Vabbè, chi la finisce il più grosso? Vabbè, ok. Vabbè. Aspetta. 3. Perché le fai queste robe? 2. 1. Vai. Ma questo non riesce a finire. Tu vuoi prendere la Risis. Io non riesci manco a finire questa. Non ce la faccio a finire. Dai, finiscila. finiscila. Un pezzo alla volta. Guarda che poi devo gestire io. Vai. Non sembra, ma arrivi alla fine che è veramente nauseante. Non è nauseante. No. Per niente. No. Io giuro che non ho la nausea, sono pieno, diverso. No, pieno non ho. Non ho la nausea, perché sono abituato a mangiare dolci. Io sempre ne mangio 2 di fila di questo cheesecake. Il primo anno a Dubai, me ne ordinavo 5 al giorno. Io ho fatto tipo un mese e mezzo dove mangiavo 5 di questo cheesecake al giorno. Avevi fatto anche il video su YouTube. In un video su YouTube ne avevamo prese 23 in un giorno. Però da quando mi sono operato mangio meno. Come lo stomaco mi sono un po' chiuso. Una volta il video è terminato, abbiamo concluso questo video oggi. Al meglio, direi. Diciamo che abbiamo mangiato, ora stiamo facendo giusto 2 passi per cercare di digerire il più possibile, sperando almeno di riuscirci sperando di riuscire. Cioè io ho mangiato tanto, vabbè, tanto per una, vabbè, per tagliamo, non, no, tagliamo. non tagliamo. Ci è piaciuto questo finale, è molto importante. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi e un commento. Ci vediamo al prossimo video.